Nel cuore verde dell'Umbria è custodito un piccolo gioiello della tecnica. È la PJ01, un'automobile a tiratura limitata, costruita artigianalmente nelle officine di Trevi. Il sogno nasce da bambino, viene da lontano. Nel 2004 i primi bozzetti, i primi modellini e poi un progetto che è rimasto chiuso nel cassetto per diversi anni fino al 2017 e il sogno pian piano si è cominciato ad avverare. La storia dell'azienda parte da molto lontano. 60 anni fa i primi modelli di autobus realizzati qui. Adesso è l'ora di un'auto sportiva, a metà strada tra una monoposto e una coupé. Abbiamo impiegato intorno ai 4 anni di lavoro, partendo dal foglio bianco, quindi iniziando a progettare il telaio, per poi progettare tutte le carrozzerie. La PJ01 ha un motore V10 aspirato da 820 cavalli. Nella sua configurazione più estrema, supera i 350 km orari. Nella guida della PJ01 l'obiettivo era proprio di avere la stessa sensazione che si prova guidando un monoposto. Quindi la stessa reazione al volante, all'impianto frenante. Noi abbiamo montato un impianto frenante racing che non si stanca mai. Il cambio di derivazione racing, quindi la cambiata, il suono che si sente all'interno della macchina è lo stesso. La sensazione è molto strana perché si percepisce di guidare una macchina da corsa, ma la cosa assurda è che sei per strada. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives. Quello di Pambuffetti è un progetto ambizioso e non si limita alla costruzione di auto. La Motor Valley tentiamo di spostarla dalla una piccola parte, oppure creeremo la Green Valley, visto che siamo in Umbria. Sì, beh, l'obiettivo è quello comunque di fare una produzione. La macchina è stata costruita con questo intento, di creare un sogno e poi farlo diventare un'azienda. C'è un'aerodinamica molto spinta, un frontale rialzato che permette il passaggio dei flussi aerodinamici simile a quello delle monoposto. E comunque questa è un'auto per un uso da pista e anche omologata per la strada, e è un qualcosa di nuovo e mai visto. Ma qual è il prezzo della PJ01? Il prezzo della macchina è attestato intorno al 1,5 milioni. Abbiamo avuto un sacco di richieste commerciali e abbiamo diverse prenotazioni che vanno da Singapore alla Svizzera, agli Emirati, insomma, volevo dire anche dall'Ucraina, nonostante adesso è un periodo talmente difficile in quelle zone, ma arrivano richieste anche da lì. Poter progettare un'auto è sempre stato un sogno che hai fin da bambino, magari per chi fa questo lavoro come me. E quindi questa è stata un'opportunità molto importante che abbiamo cercato di sfruttare al meglio per realizzare qualcosa di unico.